Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli, come state? Spero alla grandissima. Allora, qui vigono solo quattro regole, miliardi di pollici su, condividi con tutti i tuoi amici, imprenditori, venditori, chiunque abbia voglia di approfondire il ramo delle vendite, del marketing strategico, dell'online marketing, vai immediatamente a prendere il venditore bambino, che così avrai un pezzettino di me a casa tua e inizieremo a conoscerci. Ah, a proposito, volevo dirti che ho deciso di rilasciare le registrazioni della Sales Mastery, bellissimo corso che ho fatto con il mio amico Jordan. Puoi acquistare oggi le registrazioni. Ci sono veramente tantissimi video di contenuto sulla vendita, su come avere una mentalità d'acciaio per vendere di più e tantissime altre cose. Comunque, se vai nel link troverai poi la relativa pagina dove ti racconto tutto quello che trovi all'interno. Ma allora, di cosa parliamo oggi, ragazzi? Oggi parliamo di chiamate a freddo, funzionano? Questa è l'eterna domanda. Allora, dovete sapere che lì fuori c'è un sacco di venditori che dicono che i campanelli non funzionano più, le chiamate a freddo non funzionano più, tutta sta roba qua non funziona più. Invece in realtà, ragazzi, le chiamate a freddo funzionano come, e anche i campanelli funzionano come, perché in Italia ci sono diverse aziende che fanno vendita diretta e fatturano diversi centinaia di milioni. Quindi se esistono aziende che fatturano suonando campanelli o chiamando a freddo, vuol dire che questa cosa funziona. La domanda che ci dovremmo fare è non tanto se le chiamate a freddo funzionano, ma come funziona una chiamata a freddo, cioè quali sono quelle cose strategicamente importanti e fondamentali per fare in modo che una chiamata a freddo funzioni. Allora, come primissima cosa, ragazzi, dobbiamo individuare il target. Prima di iniziare una qualsiasi telefonata a freddo, dobbiamo capire chi chiamare, ok? Cioè, l'azienda che vogliamo chiamare, le persone che vogliamo chiamare, hanno potenzialmente il problema, hanno un problema che potenzialmente io risolvo con il mio prodotto o servizio, ok? Quindi bisogna sostanzialmente scegliere il target corretto, perché se non si sceglie il target corretto, anche se io faccio 200 chiamate a freddo, probabilmente non funzionerà nulla, ok? Target ovviamente legato al problema barra desiderio, ok, che io vado a gestire e risolvere con il mio prodotto o servizio. Se vi ricordate, in altri video vi ho sempre detto che per vendere qualcosa a qualcuno bisogna o risolvergli un problema, ok, o soddisfare un desiderio. Quindi la vendita sostanzialmente, ragazzi, scatta solo quando c'è o un problema urgente da risolvere o un desiderio da soddisfare. Chiaramente, facendo le chiamate a freddo, stiamo chiamando persone che potrebbero non essere consapevoli di avere un problema o non essere consapevoli di desiderare magari qualcosa, no? Infatti, con le chiamate a freddo non siamo in vendita, ma siamo in tentata vendita. Qual è la differenza tra vendita e tentata vendita? La vendita è quando qualcuno viene da me, ok? Uno mi contatta dal sito, mi telefona, oppure mi viene a trovare in fiera, oppure varca la soglia del mio negozio, ok? Quella entriamo già in vendita perché il cliente si sta autoqualificando, ok? È lui che viene da me. Siamo invece tentata vendita quando noi andiamo in, come possiamo dire, in outbound, cioè siamo noi che facciamo un'azione per chiamarlo, ok? Tipicamente suoniamo il campanello o chiamiamo a freddo. Target, stavamo dicendo, questo target potrebbe avere un problema o potrebbe desiderare qualcosa, però non essere consapevole di questa cosa, perché sono io che lo sto chiamando per proporgli qualcosa. Quindi target deve avere, anche se il problema o il desiderio non è espresso, però deve esserci, ok? Lasciate stare che nella sua testa magari non è presente, però deve esserci. Poi, seconda cosa, devo avere sostanzialmente un gancio. Cosa vuol dire devo avere un gancio? Cioè devo avere qualcosa da proporgli, devo avere un'offerta da proporgli che sia intrigante per lui, che sia interessante per lui. Ok? Facciamo un esempio, facciamo finta che tu abbia un'azienda che realizza video.
vuoi fare 20 clienti nuovi in un mese. Ok, chiaramente 20 clienti nuovi in un mese, se aspetti che siano loro che vengono da te, difficilmente li farai. Quindi che cosa dovresti fare? Dovresti prendere in mano il telefono, ok, darti un obiettivo, quindi dire ok, faccio 50 chiamate al giorno. Attenzione che per me 50 chiamate al giorno sono anche chiamate dove tu non riesci a parlare con l'interlocutore corretto, quindi chiamate. Poi ci saranno le cosiddette chiamate con risposta e poi ci saranno le chiamate dove effettivamente sei riuscito magari ad ottenere un appuntamento. Quindi che ne so, totale chiamate 50, chiamate con risposta 25, in 3 ti hanno dato l'appuntamento. Ok, quindi torniamo all'esempio di prima. Quindi vuoi promuoverti, quindi è inutile che stai lì ad aspettare il cliente, perché ragazzi quello che vedo è che tantissime aziende magari non hanno lavoro e stanno lì cazzo ad aspettare, prendi in mano il telefono, chiama, ok? Sicuro se fai 50 chiamate, un cliente, due clienti, tre clienti, li farai, ok? Gancio, quindi il gancio è fondamentale, perché? Perché se non hai qualcosa di che attira l'attenzione, che sia interessante per il tuo interlocutore, difficilmente riuscirai ad avere la sua attenzione e quindi magari fissare il fatidico appuntamento, ok? Quindi, ok, sei un'azienda che fa video. Bene, che cosa potresti fare? Chiami una serie di aziende e siccome hai bisogno di fare clienti, siccome magari hai bisogno di raccogliere testimonianze, che cosa potresti proporre? Con uno script semplicissimo per agganciare il tuo interlocutore? Beh, molto semplice, potresti dirgli: buongiorno, siamo Pinco Pallo SRL, siamo un'azienda che realizza video, per farci conoscere nella vostra zona stiamo proponendo un servizio di realizzazione video con uno sconto del 75%. Ok, però per capire se riusciamo ad applicarvi questa tariffa dovremmo incontrarci, ok, nella vostra azienda per vedere se effettivamente il format che abbiamo in mente per la vostra azienda può andare bene. Capite che io sto facendo un'offerta estremamente allettante, non sto dicendo al cliente: buongiorno, siamo un'azienda che fa video, avete bisogno di qualcosa. No, non può funzionare così, ok? Cioè, devi dare qualcosa che effettivamente quello dall'altra parte deve rimanere a bocca aperta, ok? Cosa succede? Succede che tu con questo sistema entri nell'azienda, ti fai conoscere, magari su quel primo video ci vai anche in perdita, non è un problema, ok? Ma la cosa bella qual è? Che hai messo il piede dentro. Quindi magari dal secondo, terzo video in poi inizierai effettivamente a guadagnare, ma non solo. Magari in 3 mesi riesci a realizzare, a portarti a casa, che ne so, 10 clienti per fare 10 video, ok? E avrai 10 video testimonianze, ok? Quindi le chiamate a freddo funzionano quando hai un gancio, quando hai qualcosa di interessante da proporre. Se non hai qualcosa di interessante da proporre, difficilmente quello che è dall'altra parte ti ascolterà. Facciamo un altro esempio. C'è un'azienda che vende un software gestionale, capisci che non puoi chiamare un'azienda dicendo: buongiorno, siamo un'azienda che fa software gestionale. Sì, grazie al cazzo, il software gestionale ce l'ho già, ok? Cioè, cos'è che hai di diverso? Ma noi abbiamo un software gestionale che permette di risparmiare fino all'80% del tempo degli addetti di coloro che utilizzano il nostro software, perché abbiamo creato tutta una serie di procedure e se ci date 10 minuti ve lo facciamo venire, ve lo mostriamo in azienda da voi e vi dimostriamo praticamente con casi studio alla mano che i vostri operatori potrebbero risparmiare l'80% del tempo utilizzandolo. Caspita, capite che mi fai voglia di invitarti in azienda perché mi stai dando qualcosa di valore, ragazzi, ok? Quindi l'obiettivo della chiamata a freddo deve essere quello di agganciare con qualcosa di valore il nostro interlocutore per poi fissare l'appuntamento. Chiaramente, quando ho fissato l'appuntamento e sono dentro, è già tanto, ok? Poi da lì, chiaramente, devo riuscire a fare il cliente. Quindi le chiamate a freddo funzionano? Assolutamente sì. Come? Bisogna scegliere il target giusto, bisogna avere un gancio e arrivo alla terza fatidica cosa che devi assolutamente avere: devi avere uno script che funziona, ok? Perché se non hai uno script che funziona ma tiri fuori le cose a caso,
la chiamata a freddo potrebbe non funzionare. Quindi ragazzi, per il momento è tutto. Se hai bisogno di capire, uno, come scegliere il target, due, costruire un gancio per entrare a freddo in potenziali aziende, tre, non sai come costruire lo script, sai dove trovarmi. Per il momento è tutto, un saluto al generale Daniele, ci vediamo alla prossima, ciao!